Ben ritrovati. In questa fase sicuramente c'è un clima di grande incertezza per l'economia, anche e soprattutto nella nostra regione. Chiaramente non sono ancora definite le conseguenze che ci saranno sul mondo delle imprese rispetto appunto a questa crisi da coronavirus. Ne parliamo con il nostro esperto di economia, Luca Iovine, che è alla guida del gruppo che è proprio al fianco delle aziende e vivono, chiaramente aziende vivono una fase di grande difficoltà. Allora, ben ritrovato Iovine, collegato con noi via Skype naturalmente. Allora, buongiorno Vittorio, buongiorno ai nostri telespettatori. Partirei intanto dalla questione della fase 2, come ripartire, come le imprese possono rimettersi in marcia. Si parla di questi prestiti agevolati, ma chiaramente le aziende hanno bisogno di liquidità immediata. Ecco, come superare intanto quelle che sono le problematiche sul tappeto, perché vengono definiti tanti problemi, tante questioni aperte, a cominciare dalle procedure molto complesse per accedere a questi prestiti. Sì, c'è un problema da questo punto di vista. Pare, per quello che ha detto il ministro dell'economia Gualtieri, che da lunedì dovrebbero cominciare gli accrediti di questi prestiti alle piccole e medie imprese, ma con un po' di ritardo rispetto a quelle che erano le attese. I prestiti che cominceranno ad essere erogati sono quelli fino a 25.000 euro, dove è prevista la garanzia al 100% per la banca. Però, a proposito di questa garanzia 100%, vorrei ricordare che si tratta di una garanzia che tutela la banca, ma non tutela l'imprenditore che ottiene il prestito, il quale comunque alla fine dovrà restituire i soldi che ha ricevuto per questa fase di crisi. E se non li restituirà alla banca, sarà poi il fondo di garanzia a chiedere conto di quello che non ha ricevuto indietro tramite appunto questa garanzia al 100%. Ecco, da questo punto di vista sicuramente c'è delusione, perché ovviamente le imprese sono in difficoltà, si aspettavano, come dicevo, aiuti immediati, liquidità immediata, e invece ovviamente c'è il ruolo delle banche che rischia di diventare un ostacolo a questo punto. Rischia di diventare un ostacolo perché le banche sono imprese anch'esse e di conseguenza prima di erogare un prestito comunque devono svolgere un'attività che le tenga a riparo da qualche brutto scherzo, insomma. La garanzia è al 100% per il fondo di garanzia, e lì non c'è la necessità dell'istruttoria, ma qualche banca però comunque per evitare problematiche dopo prosegue nell'istruttoria, non proprio in maniera tradizionale, ma comunque fa delle verifiche. Ecco, questo non dovrebbe essere previsto per i prestiti fino a 25.000 euro e per quelli fino a 320.000 euro, ma intanto però sta avvenendo questo, insomma. Intanto si era parlato di sospensione per quanto riguarda il pagamento delle tasse e dei contributi. Ci può spiegare cosa sta accadendo da questo punto di vista? Ci può chiarire questo aspetto? Questa è una misura molto efficace, così come anche la sospensione delle rate per i mutui, per i leasing in banca, perché alleggerisce in un momento di difficoltà delle imprese la necessità di dover pagare tasse, contributi e rate sui prestiti. Questa è una buona misura perché sospende il periodo del coronavirus, è una misura che va bene in questa fase. È la problematica maggiore, quella su cui bisognerà intervenire, sulla famosa fase 2 o sulla fase 3. Nella fase 2, quella della riapertura graduale, le aziende avranno bisogno di ulteriore sostegno, non prestiti, ma contributi a fondo perduto. Pare che il governo si stia orientando su incentivi, su stimoli a fondo perduto, come è accaduto in Francia e Germania. Pare che si parli di cifre intorno ai 10.000 euro per ogni piccola e media impresa, e questo sarebbe un aiuto significativo, concreto, che andrebbe incontro a quelle che sono le esigenze delle aziende. Ecco, intanto Iovine, molte aziende stanno facendo ricorso alla cassa integrazione, anche sotto questo aspetto si registrano ritardi, però ci sono anche delle significative novità, ad esempio per gli assunti dopo il 24 febbraio, è così? Sì, questa è una novità importante. Allora, per quel che riguarda l'anticipo della cassa integrazione, qui c'è stato un netto ritardo e come dire, il governo non è riuscito a mantenere le promesse, perché in una fase iniziale Conte aveva detto che la cassa integrazione sarebbe stata pagata entro il 16 di aprile, ma siamo al 17 e la cassa integrazione non è stata ancora pagata sui conti correnti dei lavoratori. L'altra
soluzione era quella dell'anticipo della cassa integrazione attraverso le banche, ma anche qui ci sono molti ritardi. Suggerimento che noi diamo e che stiamo dando anche attraverso ANCI Campania, con lo sportello che abbiamo messo in piedi con ANCI Campania, è quello di rivolgersi alle banche, di presentare la documentazione prevista dalla circolare dell'ABI in maniera tale da accelerare i tempi e di avere perlomeno per fine mese questo famoso anticipo sulla cassa integrazione. Le persone hanno bisogno di ricevere i soldi per poter fare quello che è necessario in questa fase, insomma, per poter fare la spesa, e quindi non si può scherzare su questo aspetto e su questa misura, specialmente sulla cassa integrazione. Ecco, dal punto di vista economico molte aziende hanno subito perdite secche in questi mesi ed era ovviamente inevitabile, ormai si parla di sopravvivenza per alcune aziende. Ecco, quali sono gli strumenti ai quali si può fare ricorso appunto per resistere in questa fase? Allora, sicuramente le aziende hanno un momento di difficoltà e credo che quello che bisognerebbe fare è avere delle misure diverse come quella di cui si parlava prima, no? Questi contributi a fondo perduto. Le aziende hanno bisogno di certezze, hanno bisogno di stimoli alla domanda. Quello che mi sento di dire è che in questa fase da parte del governo ancora non si è trovata una soluzione adeguata, ancora non si è trovata una formula giusta. Potremmo approfittare in questa fase di stimoli all'economia, per esempio avviando quegli appalti pubblici di lavori che sono fermi da tanti anni e che stimolerebbero anche la domanda e quindi il PIL, metterebbero in circolo un'economia sana, non prestiti o contributi a fondo perduto, ma servizi. Questo sarebbe una strada utile da percorrere da parte del governo, perché fornirebbe uno stimolo all'economia. L'altra cosa che vedo mancare è la strategia. Si parla soltanto di soldi, ma non si parla di una strategia paese. Il nostro paese è molto ammirato e apprezzato all'estero per lo stile di vita, per la qualità della vita. Noi abbiamo territori e aree dove il coronavirus non è proprio arrivato, guarda un po', si tratta di quelle aree dove c'è un maggiore tasso di equilibrio con la natura, nei parchi nazionali, come per esempio il Parco del Cilento, dove appunto l'equilibrio è evidente ed è forte la protezione anche nei confronti del virus. Il paese dovrebbe puntare su una strategia di marketing territoriale e mettere in evidenza le sue qualità. Tra l'altro, tra le tendenze prossime per la fase 3, cioè quella quando si ritornerà a vivere in maniera quasi ordinaria, si prevede che sarà molto stimolato il turismo sostenibile, i cammini, i percorsi nella natura, dove è più facile ottenere e conseguire il distanziamento sociale, a differenza magari delle spiagge, dove invece gli assembramenti sono più difficili da contenere. Ecco, noi dovremmo puntare su un nuovo modo di vedere l'economia, sulla green economy, sul turismo sostenibile, sulla slow life, e il nostro paese ha tutti i mezzi per poter fare questo. Certamente bisogna voltare pagina. Intanto, Iovine, si registrano provvedimenti molto più concreti e, se vogliamo, anche immediati da parte della Regione Campania, che ha varato questo piano economico e sociale. Ecco, le microimprese come possono fare per accedere a questo bonus che è previsto? Le microimprese hanno la possibilità di accedere al sito della Regione Campania, presentare la domanda online direttamente o attraverso il commercialista o attraverso i CAF e ottenere un contributo di 2.000 euro. Questo contributo riguarda però solamente le aziende che hanno fatturato fino a 100.000 euro, che hanno meno di 10 dipendenti nell'anno 2019. C'è un ulteriore contributo anche per i professionisti di 1.000 euro, per professionisti che però hanno fatturato fino a 35.000 euro. Si tratta di piccoli contributi, di piccoli sostegni, che però, insomma, tutto fa brodo in questo momento, sperando che arrivino altre soluzioni e altre modalità per favorire e stimolare la ripresa economica. Ecco, intanto si guarda chiaramente alla fase 2, che dovrebbe iniziare dopo il 3 maggio, almeno questo è l'auspicio. Quando si riaprirà per le aziende, insomma, che tipo di procedure, che tipo anche di impegni dovranno assumere, insomma, come dovranno attrezzarsi le imprese, secondo lei? È importante rivedere le procedure organizzative, occuparsi della sanificazione degli ambienti, perché si pensi per esempio al turismo. Chiunque andrà in albergo vorrà avere la certezza che quella stanza dove alloggerà per una settimana o per un fine settimana sia stata sanificata.
bisognerà attrezzarsi per avere questo distanziamento sociale, perché noi per alcuni mesi dovremo convivere con il virus e quindi dovremo stare comunque attenti ad evitare il contagio. Ed evitare il contagio è l'obiettivo che dovranno avere tutti gli imprenditori, cercando di stabilire delle procedure organizzative tali per cui si eviti il contatto tra persone che possono avere il contagio. Siccome tutti potremmo essere potenzialmente portatori del virus, bisognerà stare attenti ad evitare il contatto sia tra i lavoratori che tra i lavoratori e i clienti o i fornitori delle aziende. Bisognerà un po' rivedere i flussi organizzativi e le procedure che le aziende mettono in atto per svolgere la propria attività. Insomma, difficilmente rivedremo quelle immagini che abbiamo visto scorrere di turisti che affollano il porto di Napoli e di Salerno. Per chiudere, Iovine, tornando allo sportello che avete varato con l'ANCI, che tipo di riscontri state avendo? Insomma, soprattutto quali sono le istanze più frequenti che vi vengono sottoposte dalle piccole e medie imprese? Ci sono situazioni un po' particolari, borderline. Per esempio di pensionati che svolgono ancora attività imprenditoriale e che si aspettano l'integrazione sulla pensione, oppure di professionisti che o famiglie dove lavora soltanto una persona e che vorrebbero però il bonus per la babysitter, perché in questa fase comunque anche la massaia si trova a dover gestire i figli che sono a casa e non vanno a scuola, e quindi aumenta il lavoro per le donne che rimangono a casa o per gli uomini che rimangono a casa. Quindi anche in questo caso anche loro si aspetterebbero un contributo per le babysitter, che sarebbero un aiuto importante in casa per le donne che appunto devono svolgere quello che facevano prima, però devono anche accudire i figli tutti i giorni dalla mattina alla sera, e questo può essere un po' faticoso per loro. Però purtroppo in questa fase non si è pensato a questo, non si è pensato neanche a quello che succederà quando si tornerà al lavoro, perché i bonus babysitter, così come anche il congedo per i mariti o per le mogli che devono tornare a casa per aiutare la famiglia nell'accudire i figli, ecco, quello è previsto soltanto quando lavorano entrambi i genitori, non è previsto se lavora soltanto uno di loro. Ecco, qua per esempio ci sarebbe un po' da intervenire da un punto di vista normativo, perché un conto è sostenere un mese, un altro conto è sostenere due o tre mesi in queste condizioni, e c'è bisogno di aiuto anche a casa per le famiglie. Per chiudere, come contattare insomma il vostro gruppo, che chiaramente è al fianco delle imprese, e come fare riferimento a questo sportello dell'ANCI? Come sempre chiudiamo questa intervista ricordando i vostri contatti. Sì. Allora, io sto leggendo, perché purtroppo non ricordo a memoria tutto, l'email è l'helpdeskimprese@ancicampania.it, il telefono è 081 76 40 746. Allora, abbiamo concluso. Grazie allora a Luca Iovine per questa intervista che ci ha chiarito meglio. Grazie a voi che ci date la possibilità di fornire informazione ai cittadini della Campania. Grazie, saremo a vedere appunto come partirà questa fase 2 per l'economia della nostra regione. Grazie in regia ad Aldo Fenizia, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci.